cos'è questo odore disgustoso? Il sacco a pelo. È un po' sporco. Perché l'hai tirato fuori? Papà, è disgustoso. Cos'è quella macchia? Spaghetti in scatola, credo. Di una gita in montagna del 1998. Papà, che succede? Vi piaceva quando tutti insieme andavamo in campeggio? No, papà, a te piaceva. Noi lo subivamo. Zanzare, notti al gelo, spaghetti in scatola. Tutta la famiglia adorava le vacanze in campeggio. È ora di organizzarne un'altra. Beh, non contare su di me. Neanche su di me. Andremo tutte e tre e ci divertiremo un mondo insieme. Dove? Sull'isola Mako. Dormire all'aperto con la luna piena. Come faccio a evitarlo? Fingiti malata. No, non ci cascherà. Dirà che un po' d'aria fresca mi farà bene. Sono pronto a risolvere il problema della luna piena. Mi sono preso la libertà di comprarvi dei magnifici occhiali da sole molto scuri. E delle tende oscuranti per le finestre. Lewis, lascia perdere. Cleo andrà in campeggio all'isola Mako con la famiglia. Cosa? Stai scherzando? Cleo, è già difficile ripararvi dalla luna a casa. Figuriamoci all'aperto. Non ho altra scelta, Lewis. Non puoi assolutamente andare all'aperto. Invece sì. Andremo anche noi. Ci sorveglieremo l'una con l'altra. È una pessima idea. Conoscete gli effetti della luna piena. Almeno qui ci sono io a badare a voi. Lewis, siamo adulte. Conta su di me. Sul serio? Grazie, ragazze. Beh, l'idea era di una gita di famiglia. Ma i ricchi sono come sorelle per me. Non sanno che significa. Dovrete chiedere il permesso ai vostri genitori. Già fatto, signor Sertori. Anch'io. E l'attrezzatura da campeggio? Abbiamo i nostri sacchi a pelo. E possono dividere la tenda con me. Allora credo che possa andare bene. Toc, toc. Salve, signor Sertori. Cos'è questa roba, Lewis? Questa? Questa è la tenda SRX 500 a isolamento completo. Credo che le ragazze apprezzeranno molto la doppia imbottitura. E questo è il mio sacco a pelo. Aspetta un momento. Nessuno mi ha detto che saresti venuto anche tu. Non possiamo dormire tutti insieme. Cleo, Emma e Ricky saranno nella SRX 500. Io dormirò con lei. Eccoci qua. E Kim può tenersi la sua tutta per sé. A me sta bene. Non so se c'è abbastanza spazio sulla mia barca. Posso prendere la mia? In questo caso... Che stai facendo? Ragazze, avete bisogno di me? Mi dispiace tanto, ma non posso venire al cinema stasera. Va bene, ci andremo un'altra volta? Sì, certo. E qual è la ragione? Impegni precedenti. Con chi? Amici precedenti. Cleo? È un campeggio, una vecchia tradizione di famiglia e io vado sempre insieme ai Sertori. Hanno bisogno della mia conoscenza del posto, credimi, sul serio. Campeggio dove? Sull'isola Mako. Sembra romantico. Già. Voglio dire, no, non è niente del genere. Farà freddo, umido e ci saranno un sacco di insetti. Non ci andrei per nulla al mondo se non avessi promesso di aiutarli mesi fa. Non fa niente, Lewis. Sul serio? Sì, certo, bisogna mantenere le promesse. Assolutamente, sì, certo. Proprio come hai promesso di uscire con me stasera. Pensi che ce la caveremo stanotte? Certamente, sì. Sarà fantastico. Salve, gente. Spero che non vi dispiaccia. Charlotte ha deciso di unirsi a noi.
Che cosa ci fa lei qui? Le avevo promesso di uscire stasera. Cominciava a sospettare. Sospettare? C'è la luna piena. Ti avevo avvertito di non venire. Ma voglio che tu sappia che io sono qui per voi, non per lei. Lewis, puoi venire a darmi una mano, per favore? Arrivo tra un secondo. Lewis! Arrivo. Lu manipola come un burattino nelle sue mani. Ci mancava solo che la sistemasse nella nostra tenda. Non preoccuparti, sarà una pessima esperienza per lei. Veramente, credo che potremmo darle una mano. Vado a cercare un po' di legna per il fuoco. D'accordo. Non ti allontanare troppo dal campo. Non sei tu il capo? Beh, ci sono delle stranezze là in giro. Sì, come no. Dovremmo dirglielo, Ricky. Non sono sicura che sia grande abbastanza. Coraggio, dimmelo. Si dice che ci sia un vecchio eremita su quest'isola. Che vuol dire si dice? Beh, è stato avvistato ogni tanto. E sempre con la luna piena. Come stanotte. La gente dice che mangia anche carne cruda, Kim. Sì, certo. Quale gente? Quelli che sono tornati vivi. Gli altri, beh, chi lo sa. Io non andrei in giro da sola se fossi in te. Coraggio, Kim. Ti difenderò io. Hai sentito la storia che ha raccontato Claire? Non crederà una parola. Siamo al sicuro qui. Cos'è stato? Da dove veniva? Credo che sia il momento di tornare indietro. D'accordo. Credimi, Kim, non c'è niente di pericoloso qui. Non erano naturali. Ma alcuni opossum sono piuttosto rumorosi quando mangiano. Non era un opossum affamato. Comunque potrebbero esserci centinaia di altre spiegazioni. Tranquille, sono solo io. Fuori luogo, come sempre. Fatemi un favore, lasciate Charlotte in pace. So che state tentando di spaventarla. Ci stiamo prendendo cura della fidanzatina. No, mi prendo cura di voi. Ecco. Cosa sono? Occhiali da sole. Io non ci vedo con questi cosi. A questo servono. Ma che servono i tappi per le orecchie con la luna piena? Veramente è stata una mia idea. Nel caso qualcuno russasse. Voi tre dovete rimanere qui dentro con la tenda chiusa per tutta la notte. Perché non ci leghi a terra per essere sicuro? A dire la verità ci avevo pensato. Ma sono sicuro di potermi fidare di voi. Buonanotte, Lewis. Sogni d'oro. Beh, adesso tocca solo a noi. Già, la luna piena non si è ancora levata e io ho già paura. Anch'io. Ricky. Forza, andrà tutto bene. Cosa c'è? Non riesco a dormire. Deve essere la luna. Pensavo di fare una passeggiata. Dopo quello che è successo? Pensavo che venissi tu a proteggermi, ti va? Veramente vorrei provare a dormire un po'. Magari solo due passi. Mm.
andare nella vostra tenda. Mi sembra che ci sia spazio qui. Torna nella tua tenda. No, non mi piace, sono da sola. Charlotte se n'è andata. Cosa? Charlotte non c'è. E dove è andata? Non lo so, sono andata a dirlo a papà, ma dorme come un ghiro. Non c'è nemmeno Lewis. A me non interessa. Invece sì, cosa credi che stiano facendo? Va a dormire. Leo, se stai cercando di spaventarmi, lascia perdere. Non funziona. Non ho affatto paura. Cleo! Cleo, torna indietro! Cleo! C'è qualcosa di magico in questo posto. Tu credi? Non lo avevo notato. E anche di romantico. Ora che me ne parli. Lewis! Ma che cosa state facendo? Non dovresti essere a letto. Cleo si è allontanata. Che cosa? Sembrava una zombie, non sono riuscita a fermarla. Credo voglia spaventarti, Kim. Non è così, Lewis? Probabilmente. Kim, dove sono le altre? Ancora nella tenda, credo. Dove dovresti essere tu? Coraggio, ti riportiamo indietro. Io posso aspettarti qui. Da sola? Pensavo che potresti tornare per finire la nostra discussione. Discussione? Oh, sì, sì, certo, torno subito. Cleo non è qui. Cosa? Ho detto che Cleo non c'è. Rimani nella tua tenda. Cleo me la pagherà cara per questo. Ragazze, sto entrando, chiudete gli occhi. Non dovevate controllarvi l'un l'altro? E tu dov'eri, signor guardia del corpo, mentre lei se ne andava a spasso? Ero con Charlotte. Stavamo solo guardando le stelle. Risparmiaci i dettagli, Lewis. Cleo potrebbe essere ovunque ormai. Io vado a cercarla. Non farlo. Abbiamo avuto paura della luna piena per troppo tempo. È il momento di affrontarla. Sei pazza! L'ultima cosa che ci serve sono 3 sirene incantate dalla luna che vagano in giro. Diglielo, Ricky. Ha ragione. Non possiamo vivere nella paura. Troveremo Cleo e la porteremo alla piscina naturale. Che succederà se non ce la farete? Che ne sarà di voi? Andiamo. È una vera pazzia. Ragazze! Fantastico. Tanti saluti al piano. Tornate nella tenda, signore. Pensa alla tua fidanzata, Lewis. Lewis, sei tu? Cleo! Che cosa pensi di fare? Sai, cercare di spaventare tua sorella è veramente patetico. Questo stupido giochetto non funzionerà. È per via di Lewis e me, vero? Cleo! Cleo! Sto parlando con te! Stai bene? Sì, è caduto un fulmine, mi ha quasi colpito. Sul serio?
Wow, non ho sentito niente. Impossibile. C'era anche Cleo. Si comporta in modo strano. Da che parte è andata? Non lo so. Allora credo che la cosa migliore sia che tu torni alla tua tenda. Cleo probabilmente sarà già tornata. Sta succedendo qualcosa di strano. Che cosa è stato? Niente. Devi aver sentito qualcosa. Vado a indagare. No, aspetta. Possiamo darci un taglio, ragazze? Il vostro piano non funziona. Tornate alla tenda, ci penso io a Cleo. Sta lontano da noi. Sappiamo cosa facciamo. Ne siete sicure? Perché l'ultima volta... L'acqua ci chiama. L'acqua... Va bene. E buon bagno. Quest'acqua si è illuminata. Poi si è gelata. Ma che sta succedendo? Ancora non mi credi, vero? Alcune cose appaiono strane di notte, ma in realtà sono normali. E Charlotte, potresti aver battuto la testa nel cadere. Buongiorno a tutti! Che dormita fantastica, Deve essere l'aria fresca del mare. Io ho fame. Oh,
Ci sono un sacco di spaghetti in scatola. Non ti ho sentito alzarti, Lewis. È perché il suo russare sommerge tutto nel raggio di un chilometro. Dove sono le ragazze? Bella domanda. Non ditemi che stanno ancora dormendo. Sveglia, dormiglione! Ma dove sono andate? È esattamente quello che mi piacerebbe sapere. Lewis? Buongiorno a tutti! Qualcuno gradisce la colazione? Finalmente! Ne prendo uno volentieri. Ottimo lavoro, ragazze! Pesce fresco! Buono! Come ci siete riuscite? È la mia specialità. Abbiamo affrontato i poteri della luna piena e li abbiamo sconfitti. Non sarà più lo stesso d'ora in poi. D'accordo, ammetto che avete sconfitto la luna piena senza il mio aiuto. No, Lewis, l'abbiamo sconfitta nonostante il tuo aiuto. Ok. Ci vuole coraggio per uscire senza sapere cosa potrebbe succedere e io vi ammiro. Questo mi piace. C'è una cosa che ancora mi disturba. Charlotte ha toccato l'acqua esattamente mentre la piscina naturale era attiva. È vero. E se avesse i poteri da sirena? È molto facile scoprirlo. D'accordo, lasciate fare a me. Ciao, Lewis. Lewis! Scusa, è stato un incidente. Mi è andato di traverso. Non posso credere a quello che hai fatto. Faccia tosta. Non comportarti in modo strano anche tu, Lewis. È a posto.